Semplicemente ci si innamora del Brasile. Posti come Rio, Salvador, le cascate di Iguaçu, Brasilia, la foresta amazzonica, Fortaleza, Florianopolis, regalano uno spettro di colori che non può essere facilmente dimenticato. La frase che promuove il turismo brasiliano in tutto il mondo sembra abbastanza eloquente. Brasil, un país do todo. Brasile, terra di tutto. Un paese dalle varietà incredibili. Un paese che non si può descrivere a parole. Tutti coloro che vi si recano concordano con questo. Il visitatore rimane subito esterrefatto dagli enormi contrasti sociali, dati dal lusso delle enormi ville dei ricchi alla povertà delle favelas, dalla vastità delle etnie presenti. Per i brasiliani, l'essere umano è più importante dei beni materiali e lo si può avvertire in ogni angolo del paese. È qualcosa che chiunque abbia visitato o vissuto in Brasile può confermare. La felicità si trova nei luoghi più inaspettati e se alcuni stili di vita non sono mai cambiati, la vita in città ha dato ai suoi abitanti nuove sfide e una nuova forma di vacanza. Si nota immediatamente che i brasiliani, a confronto con le altre culture, sono soliti invadere il proprio spazio personale quando interagiscono tra di loro, sia che si tratti di locali o stranieri. Se in altre culture il contatto fisico può assumere uno sfondo sessuale, per i brasiliani è un segno di amicizia o di compassione, dipende dalla situazione. Nei primi anni 90, il turismo ha visto un drastico calo a causa di alcuni articoli di stampa riguardanti l'alto numero di crimini nelle città. Di conseguenza, il governo, attraverso l'Agenzia Nazionale del Turismo, iniziò a sviluppare una nuova strategia di marketing per attirare i turisti stranieri. La maggior parte dei turisti che scelgono il Brasile come destinazione sono argentini, americani e tedeschi, ma l'espansione delle compagnie aeree internazionali in Brasile e in altri paesi ha incrementato sensibilmente il numero di persone interessate ad esplorare questo affascinante paese latinoamericano. Il turismo brasiliano assume diverse forme, come in altre parti del globo, culturale, rurale o sociale. In Brasile ci sono 17 siti dichiarati patrimonio dell'umanità, i più famosi dei quali sono i complessi architettonici di Rio de Janeiro e Olinda. Se il termine baiana appare sconosciuto a coloro che non hanno avuto l'opportunità di visitare il Brasile, nel momento in cui ci si trova nelle loro immediate vicinanze, è impossibile resistere alla tentazione di fare una foto con loro. Si tratta delle donne locali, vestite in costumi tradizionali, le quali provengono per la maggior parte dal nord-est del Brasile. La stessa cosa accade con la caipirinha e la feijoada, la bevanda e il cibo tradizionali, nomi sconosciuti per i turisti che visitano per la prima volta il paese, ma dopo averli assaggiati, dimenticano difficilmente il loro sapore. Ovunque in Brasile, in particolare nei luoghi più frequentati, si è affascinati dall'ingenuità di coloro che cercano di catturare la simpatia del turista e di guadagnare un po' di soldi con il proprio ingegno. Senza dubbio, i musei e i concerti sono i luoghi meno indicati per scoprire il folklore e le tradizioni brasiliane. Si rimane sorpresi nel vedere quanto siano orgogliosi delle proprie radici i brasiliani. Vedere gli abitanti ballare o cantare per le strade vi fa comprendere l'unicità dello spirito latino. Non importa dove ci si trova, a Salvador, Recife, San Paolo o in qualsiasi altro luogo,
una cosa rimane identica: la gioia di cantare e ballare. Quando si tratta di divertimento, non vi è nulla di simile ai brasiliani. Che si tratti di un ballo con le maschere, della magica atmosfera di Copacabana con i suoi incredibili fuochi d'artificio per Capodanno, oppure di concerti calorosi. È un'immagine che è impossibile trovare in altri luoghi del mondo. È un'immagine piena di vita e di passione.